Da 12 settimane consecutive prosegue la discesa della curva del contagio. Come sostengono gli esperti, però, non bisogna guardare soltanto al numero dei nuovi casi, ma anche a quello dei tamponi processati, dato che nelle ultime 4 settimane si è ridotto del 28,3%. Nelle ultime 4 settimane, infatti, il numero di persone testate settimanalmente si è ridotto di oltre il 28% e ci sono molte differenze regionali. Abbiamo una media di 150 persone testate al giorno per 100.000 abitanti a livello nazionale e la Sicilia si attesta a 164, quindi poco sopra la media nazionale. Nelle aree Covid i posti occupati sono ampiamente al di sotto della soglia critica. In Sicilia le soglie si attestano sull'11% per l'area medica e il 6% per le terapie intensive. Da 8 settimane consecutive sono in calo anche i decessi che, come afferma la Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana sono in media 67 al giorno. Intanto, mentre il virus rallenta la sua corsa, si va avanti con la vaccinazione. In Italia l'84% degli over 60 ha ricevuto almeno una dose. La Sicilia da questo punto di vista è più indietro, siamo al 70,5% di persone vaccinate con più di 60 anni con almeno una dose di vaccino. Se guardiamo il dato dall'altra parte, vediamo però che c'è il 30% di queste fasce, delle persone appartenenti a queste fasce di età, non ha ancora ricevuto neanche una dose di vaccino, non è protetta. E ricordiamo che le persone con più di 60 anni sono quelle di solito a più elevato rischio di ospedalizzazione, a più elevato rischio purtroppo di decesso. E in Sicilia quasi il 22% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.